Ed eccoci qua ancora con il tutorial per il Nyamon Quen. Abbiamo già visto nel tutorial numero 1, quello che potete vedere qui in sovraimpressione in questo momento, la parte dedicata ai tagli, la parte 1. Ok, adesso dovremo dedicarci appunto alla parte 2. La parte 2 del Nyamon Quen è dedicata ai pugni. Anche qui si ripartirà sempre bene dal centro, ok? E si andranno a eseguire le varie tecniche di pugno. La prima tecnica che andremo a eseguire sarà Damtang destro, aprendo Dintan diagonale o Tamyaktan sinistro. Definiamo la tecnica esatta di posizione un Tamyaktan, perché apro sulla linea diagonale. Sì, quindi Tamyaktan sinistro, Damtang destro. Si torna al centro e si apre verso destra. Tamyaktan destro, Damtang sinistro. Si torna indietro, andiamo a sinistra in Dintan con Dammok. Dintan sinistro, Dammok destro. Andremo a ripetere la stessa identica cosa a destra con gamba destra e Dammok sinistro. Si torna al centro e si va in Dintan sinistro. Questa volta è un Dintan e non un Tamyaktan, perché la linea che terrò è comunque diagonale e sulla linea delle due gambe. Quindi mi porterò in Dintan sinistro sulla diagonale, non fronte a me, ma quindi a 45 gradi rispetto al punto di partenza, e andrò a eseguire il Dambat e il Damlao. Dopodiché il Dambat sarà sinistro e di seguito un Damlao destro. Torno al centro e vado a eseguire la stessa cosa sulla diagonale destra in Dintan con Dambat destro e Damlao sinistro. Si ritorna al centro, fare attenzione a questi passaggi, perché adesso avanzeremo in gamba sinistra in Kui Tan per eseguire il Dammuk. Il Dammuk sarà destro e il Kui Tan sarà sinistro. Si indietreggia, si risale, si torna al centro, ci si gira di spalle, si avanza in gamba destra e si esegue il Dammuk sinistro sempre in Kui Tan. Si risale, ci si gira tornando in posizione iniziale e si va a sinistra scendendo in Kui Tan sinistro con il Damtap destro. Si risale, si torna ancora una volta al centro per andare a eseguire il Damtap sinistro alla nostra destra in Kui Tan destro. Si torna al centro risalendo e finisce la seconda parte. Mi raccomando, anche questa ripassatela bene, quando siete sicuri di averla imparata vi fate un bel video e me lo inviate. Mi raccomando, e poi ci vediamo a lezione.